qui, come potete vedere anche per chi ci sta vedendo dal canale 191 del Digitale Terrestre oppure su Rete3.tv, c'è chi anche chi applaude. Possiamo fare sulle mani? Sulle mani! Abbiamo un po' di amici oggi in studio, li introduce Francesco Idà. Bene, allora facciamo un po' di casotto qui stamattina, questo pomeriggio, mattina. Facciamo un po' di casotto, abbiamo Ferdinando Romito alla mia destra. E salve. Buonasera. E poi Antonio Bartalotta. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Bene, ciao. Allora io vi prego di indossare le cuffie, sennò poi abbiamo dei ritorni un po' fastidiosi. E con loro possiamo parlare di due cose davvero interessanti oggi in Disco Planet. Sentiamo. Partiamo con Ferdinando, perché ci parlerà del Cinecircolo Maurizio Grande, ma soprattutto della ennesima edizione del Mediterraneo Festival Corto. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Il Mediterraneo Festival Corto è la punta di diamante del Cinecircolo Maurizio Grande. È un concorso internazionale di cortometraggi che sarà praticamente andrà. Lo organizziamo dal 5 all'8 settembre a Diamante. Quest'anno sarà la nona edizione e quest'anno sarà una serata in più rispetto alle tre che abbiamo fatto gli anni precedenti. Nella prima serata ci sarà la conferenza stampa e avremo l'onore di avere Daniela Rambaldi, che con la sua fondazione ha messo a disposizione i tre Oscar che vinse il padre. Avremo i bozzetti di Alien originali, ovviamente, per il quarantennale dell'uscita proprio del film che ricorre quest'anno, e poi avremo anche la statua originale, ovviamente, di E.T. Le altre tre serate invece si svolgeranno con la proiezione e la premiazione dei cortometraggi, sì, dei film che sono arrivati in concorso nelle varie sezioni. Oh, ma fammi capire una cosa, cioè, se ho capito bene, insomma, per tutti gli appassionati di Alien potremmo vedere i bozzetti originali. Esattamente, potrete vedere i bozzetti originali. La mostra sarà aperta sempre dal 5 all'8 al Museo DAC a Diamante, quindi per tutte le serate praticamente del festival. E direi che è un'occasione da non perdere. In più poi magari c'è anche il pupazzo di E.T. Esatto. Telefono a casa, bellissima sta cosa. No, vabbè, è una cosa sicuramente in cui non mancare per tutti, insomma, anche solo un giro per poterli ammirare questi bozzetti del famoso Alien. E tra l'altro volevo anche approfitto per ricordare che, insomma, in una delle serate, domenica 8, c'è anche questo è il secondo anno che Radio DJ è il terzo anno, che è radio ufficiale del Mediterraneo Festival Corto, ed è il secondo anno consecutivo dove abbiamo istituito, grazie al Cinecircolo Maurizio Grande, anche il premio videoclip di Radio DJ. E quindi domenica ci sarà anche la premiazione del videoclip che ha vinto, giusto? Giustissimo, è una delle chiaramente delle sezioni del festival, oltre a quelle tradizionali, quindi migliore regia, quindi miglior corto, migliore fotografia, migliore attore, migliore colonna sonora, c'è questa di Rete 3 DGS, che io ringrazio, perché sono sempre vicini a noi, ci danno una grandissima mano in questo. C'è la sezione, ovviamente, videoclip che curano loro. E poi avremo anche una sezione scuole, avremo anche la sezione di Giovani Talenti di Calabria, che è un premio che noi diamo a un giovane, appunto, talento di Calabria, che quest'anno sarà diamantese e che è intitolato quest'anno alla memoria di Ernesto Caselli, il nostro candidato a sindaco che morì poco prima delle elezioni. Bello e anche molto sensibile il Cinecircolo Maurizio Grande in queste cose. Passiamo adesso invece all'altro ospite, che è Antonio Bartalotta. Con lui parliamo di cose piccanti. Ci devi dare subito, bella, una cosa fresca fresca. Chi è l'ospite, no, la madrina del Peperoncino Festival quest'anno? Peperoncino Festival è Eva Enger, quindi si va in Ungheria. Andiamo sul quest'anno. Peccande. Sì. Peccande in tutti i sensi. Però mentre parlavate io stavo riflettendo, no? Perché molto spesso si usa ultimamente questo termine rete, voi ce l'avete proprio nella denominazione, quindi Rete 3 DGS, e guarda caso il Mediterraneo Festival Corto
forma una rete fortissima, perché volutamente, lo ringrazio, non ha voluto citare il premio stampa per farlo dire a me. Il premio stampa è da anni che da c'è anni, il quarto anno è il premio Match News, che il giornale che dirigo ogni anno negli ultimi 4 anni assegna questo riconoscimento, no? Però a proposito della rete, Match News, appunto, il Peperoncino Festival, Mediterraneo Festival Corto, Radio DGS, quindi questa è la vera rete, perché poi si diventa forti in modo assoluto e la gente ci riconosce proprio perché ognuno dà il meglio di se stesso, e quindi questo è veramente un elemento molto importante. Per quanto riguarda il Peperoncino Festival, vi do solo un'anticipazione. Sentiamo. Perché quest'anno nelle giornate di sabato e domenica, gli ultimi 2 giorni, oltre all'apertura di Eva Enger, come ho già detto, ci sarà l'abbinamento rosso Ferrari, rosso Peperoncino, quindi ci sarà un carosello di un club Ferrari di Cosenza, che farà un carosello, ecco, per le vie della città di Diamante, e poi un'esposizione la domenica mattina di dalle 10 alle 15 auto sul lungomare, quindi rosso Ferrari si concilia con il rosso Peperoncino. E qui voglio svelare una cosa, che noi siamo andati a Roma l'anno scorso, esatto, a Strenne Piccanti, sapevamo che ci sarebbe stata anche lì un'esposizione delle rosse, è arrivato il nubifragio e le rosse, esatto, non sono potute uscire. Le vedremo a Diamante, quindi sicuramente, perché a meno che, insomma, no, dai, su, insomma, voglio dire, ma qui poi si arriva la roba di poco, non arrivano i nubifragi. Poi a Roma siete abituati all'altro. No, sì, ai goccioloni. Bene, allora io ringrazio i nostri ospiti Ferdinando Romito e Antonio Bartalotta, e ricordo ancora una volta l'appuntamento con il Mediterraneo Festival Corto 5, 6, 7, 8 di settembre, e poi con Antonio Bartalotta anche al Peperoncino a Diamante, nonché poi ci sentiremo anche durante l'anno per dare informazioni, stavamo parlando un po' fuori onda, quelle che sono poi le altre manifestazioni che Antonio cura e realizza a Roma, appunto, dedicata sempre al peperoncino. Un suggerimento alla Ferrari: magari se mette un po' di peperoncino in quel serbatoio riusciamo a battere Hamilton. Hai ragione, vedremo. Grazie, okay, ancora.